Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi discuteremo insieme di alcune delle notizie più importanti del mondo dei videogiochi, tra cui figurano i piani di Nintendo per il futuro di Switch, l'edizione 2021 delle E3 di Los Angeles, la risposta della politica al problema degli scalper online e dei bot, e non solo. Rimanete fino alla fine perché commenteremo insieme i risultati del sondaggio che ho fatto ieri tra i miei community post. E prima di iniziare, se vi interessa rimanere aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale, potete supportare il canale in svariati modi, lasciando un like e iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche, offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi, oppure seguendomi su uno dei miei tanti social, tra cui Instagram, dove si stanno svolgendo i quarti di finale del torneo GameCube. Un evento imperdibile! Detto questo, possiamo iniziare! Partiamo con qualche piccola notizia da trattare rapidamente. Per festeggiare il capodanno cinese, gli sviluppatori Game Science hanno rilasciato un nuovo gameplay trailer di Black Myth Wukong, l'action RPG che tanto aveva fatto parlare di sé lo scorso anno. Vi consiglio di recuperare il trailer perché oltre a mostrare una grafica di tutto rispetto e una direzione artistica molto ispirata, convince anche nel combat system. Le aspettative sono molto alte per questo Wukong, anche se siamo lontani e di parecchio dalla data di uscita, prevista per il 2023. Speriamo che gli sviluppatori riescano a mantenere quanto promesso anche nel prodotto finale. Facciamo invece un salto nel passato perché sono spuntati su YouTube dei filmati in HD dell'E3 2006, un evento molto importante per Nintendo. È infatti possibile visionare una playlist ricca di video dedicati al reveal della Wii e di alcuni suoi titoli, tra cui la prima build di Super Mario Galaxy. Si tratta in molti casi di footage mai visto prima e vi consiglio vivamente di recuperarlo, ha un valore storico notevole. Passando alle notizie più corpose, è stata pubblicata la trascrizione completa del botta e risposta avvenuto tra il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, e gli investitori. L'incontro è avvenuto qualche giorno fa e già ne avevamo parlato la settimana scorsa, ma ora è possibile approfondire leggendo nella loro interezza le risposte di Furukawa, ed emergono dettagli molto interessanti. Come detto in precedenza, durante questo Q&A, il rappresentante di Nintendo ha fornito delle risposte leggermente diverse dal solito quando interrogato sul futuro di Nintendo Switch, confermando sì che al momento non sono previste delle revisioni dell'hardware nel breve periodo, ma non escludendo la possibilità che arrivino in un futuro più o meno lontano. In particolare, analizzando le risposte 6 e 8, che potete recuperare nel link che vi lascio in descrizione, è chiaro come i dirigenti dell'azienda giapponese siano consapevoli della necessità di tenere costantemente alto l'interesse da parte dei giocatori nei confronti della Switch. Se da una parte la console ibrida si sta avvicinando agli ottimi risultati della Wii, grazie soprattutto al traino delle vendite di software del calibro di Animal Crossing, dall'altro estendere un ipotetico ciclo vitale giunto solo alla metà del suo svolgimento richiederà di attirare l'attenzione non solo dei nuovi acquirenti, ma anche di chi è già entrato a far parte dell'ecosistema Switch. In particolare viene sottolineato come le statistiche dimostrino un incremento delle vendite all'interno degli stessi nuclei familiari, con più Switch piazzate in una sola casa. Sostanzialmente Nintendo, oltre a sfruttare mercati in forte crescita e ancora da colonizzare come quello cinese, dovrà prima o poi vendere una seconda volta la Switch, o meglio una terza considerando la Lite. Quindi ancora una volta una prospettiva di una Switch Pro, una revisione che si affianchi e non sostituisca completamente il modello base, è forse la soluzione più naturale da adottare per Nintendo. C'è solo da capire quando. Secondo voi entro il 2021 vedremo una Pro? Sappiamo benissimo che l'industria videoludica ha subito dei grossi contraccolpi a causa della pandemia, e in particolare manifestazioni e fiere sono stati tra gli elementi più colpiti. L'anno scorso l'E3 di Los Angeles, il più grande evento del settore, è stato cancellato, ma quest'anno sembra che le cose potrebbero andare in una direzione differente. Benché le possibilità di un evento fisico siano pressoché nulle, visto lo stato di emergenza in cui si trova ancora tutto il globo, Video Games Chronicles ha riportato che l'SEA, la società che si occupa dell'organizzazione dell'E3, starebbe pianificando un'edizione interamente digitale. Per ora lo show in streaming è ancora solo una possibilità, ma l'SEA starebbe già contrattando con le maggiori compagnie videoludiche per assicurarne la partecipazione. L'evento dovrebbe prendere luogo nei giorni tra il 15 e il 17 giugno ed essere strutturato tramite una serie di eventi, come conferenze in streaming, sessioni Q&A e il rilascio di demo al pubblico. Il progetto è interessante,
Ma è difficile immaginare il motivo per cui grandi attori del mercato dovrebbero decidere di investire i soldi in una partecipazione digitale senza alcun reale benefit. In fondo, Nintendo, Sony e Microsoft hanno più volte dimostrato di essere in grado di catalizzare tutta l'attenzione grazie a digital event autoprodotti, che siano Nintendo Direct o State of Play, e non so quale potrebbe essere il vantaggio di legare un loro stream a un brand come quello delle tre. Come se non bastasse, anche Jeff Keighley probabilmente terrà la seconda edizione del suo Summer Game Fest, evento nato proprio per colmare l'assenza delle tre, dando il via a una potenziale competizione che potrebbe innescare dinamiche interessanti. Secondo voi, ci troviamo di fronte alla definitiva sparizione degli eventi fisici oppure la loro digitalizzazione è solo provvisoria? E per chiudere torniamo a parlare di next gen e dell'impossibilità di comprare le nuove console. Come sappiamo benissimo, sia PlayStation 5 che Series X, ma anche componenti PC come le schede grafiche Nvidia e AMD, sono praticamente introvabili ovunque, questo anche a causa degli scalpers, ovvero dei bagarini online, che grazie all'utilizzo di bot fanno sparire immediatamente dal mercato questi oggetti desideratissimi, solo per rivenderli a cifre folli. La situazione è molto frustrante, ma non bisogna perdere la speranza. Le cose iniziano infatti a smuoversi e in Inghilterra è stata la politica a fare il primo passo. Douglas Chapman aveva già sottoposto all'attenzione del Parlamento una mozione giornaliera per prendere provvedimenti nei confronti del fenomeno degli scalper online, ed ora la sua mozione ha raccolto ben 32 firme tra i rappresentanti del corpo legislativo del Regno Unito per trasformare la mozione in una vera e propria proposta di legge. L'intento è quello di spostare il dibattito politico sui recenti avvenimenti in modo da arrivare a legiferare contro queste pratiche sleali che, secondo il parlamentare Chapman, a detta degli esperti di cyber security, non potranno che peggiorare nel corso del 2021. Certo, non si tratta di un intervento tempestivo, ma è sempre meglio di nulla e speriamo che azioni del genere servano per sensibilizzare tutta la politica europea, visto che quello dei bot e dei reseller è un fenomeno che danneggia tutta l'economia, non solo il consumatore finale. Di certo è contro gli interessi di Sony avere il 10% delle console distribuite ferme in un magazzino in attesa che qualcuno le ricompri al doppio del prezzo. Secondo voi, quale potrebbe essere una soluzione efficace per contrastare gli scalper? Per quanto riguarda il sondaggio del giorno, vi ho chiesto secondo voi quando Nintendo rilascerà nuove informazioni su Breath of the Wild 2. E la maggioranza di voi, ben il 65%, è convinto che vedremo qualche tipo di annuncio in concomitanza dell'anniversario della serie, previsto per il 21 febbraio. Mi trovo abbastanza d'accordo con voi e penso anche io che, verso la fine di febbraio, avremo degli aggiornamenti riguardo il gioco più atteso dell'anno, anche se si tratterà di un piccolo teaser o poco più. Le informazioni corpose arriveranno durante il periodo delle tre o poco più tardi, un altro periodo in cui effettivamente molti di voi si aspettano di vedere qualcosa. Speriamo bene, incrociamo le dita e ci vediamo dopo, sempre nei community post, per il prossimo sondaggione. E questo era tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie che abbiamo trattato e vi lascio in descrizione tutti gli articoli di riferimento e anche i link per seguirmi sui social. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi. Iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e magari offritemi un caffè virtuale su Ko-fi, altrimenti mi addormento. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Io sono il Poro Scalper, Michele TG, ciao!